Buongiorno, buongiorno e bentornati all'appuntamento quotidiano con Info Magazine. Oggi abbiamo un incontro culturale con una persona cara, una mia cara amica, la dottoressa Rita Giura. Prego, ti Ciao chiamo. Giovanni, grazie per la dottoressa. Non sei Non ci dottoressa, tengo però assolutamente. lo stesso lo sei. Ti puoi accomodare? Sì, anche se io ho un rapporto conflittuale con i microfoni e con le Lo sedie, so, quindi lo so. spero di Ce la fai essere. a Ce la ce faccio, ce l'ho la fatta. fai? Ho capito, ho capito. Il tuo fratello sta bene? Sì, ma non mi Sei la può. sorella di Paolo Ma Giulio. guarda, La arriverà grande. il giorno in cui diranno il contrario, Il guarda. contrario, ho capito. Va bene. Bene, io parlando seriamente ho invitato Rita per Ormeggi, questa associazione che ormai da tanti anni sul territorio di Lamezia, e sta facendo molto bene sulla presentazione dei libri. Sì, diciamo che l'associazione Open Space APS, che in parecchi anni ha presentato dei progetti e quindi ormeggi è la quarta edizione. Ci tengo anche a fare i nomi per quanto riguarda Certo. l'associazione. Il presidente è Antonio Esposito, poi ci sono immodestamente io che sono la più grande, de mi definisco la vintage del gruppo, Claudio Petronetti vicepresidente, Elisa Marsico e Jenny Cantafio e abbiamo anche il nostro social media manager che è Federico Falbo. Mi pare di Insomma, aver detto tutti. non mi E Maria fate Rosaria mancare Petronetti. niente. Beh, direi di no, anche perché se ci sono le professionalità bisogna anche valorizzarle, quindi sfruttarle. Bene, Ormeggi è partito in sordina 4 anni fa, se non erro, con Sì. questo evento per la presentazione dei libri, Sì. che possiamo dire la verità, non era così tanto considerato, così era poco conosciuta, però voi in 4 anni l'avete portata a farla conoscere un po' a livello nazionale. Infatti gli autori arrivano un po' da tutta Italia. Sì, in effetti le attività della nostra associazione per quanto riguarda le attività culturali ci sono state anche abbastanza frequenti. Questo tipo di iniziativa chiaramente noi l'abbiamo utilizzata perché ci ha favorito, ma favorito nel senso buono, nel senso che noi abbiamo presentato un progetto alla Regione Calabria che ha fatto dei bandi e quindi per ben 4 anni, sulla base di questi bandi fatti dalla Regione Calabria, siamo riusciti quindi ad avere questa evoluzione. Quindi siamo arrivati alla quarta edizione di Vuol dire che Ormeggi. si è lavorato bene, avete presentato Sì, dei buoni progetti, no? anche perché il riferimento agli autori a livello nazionale è stata anche una scelta. Nel senso che abbiamo cercato di invitare degli autori, ma non tanto per l'interesse nazionale, quanto riguardo all'interesse degli argomenti, che sono diversi, che vanno dal romanzo al sociale. Si Quindi. punta più sugli argomenti che sul Sì, personaggio. tant'è vero che noi usiamo questa espressione che sembra un po' altisonante della contaminazione dei linguaggi, in realtà noi cerchiamo di mettere assieme le varie argomentazioni e perché no, in questi casi anche c'è l'arte, c'è lo spettacolo, c'è tutta una serie di iniziative. La manifestazione dura 4 giorni, che Sì, parte dal 23, dicevamo, e finisce il 26. sì. Giorno per giorno ci puoi dire il programma? Sì. Allora, adesso ufficialmente uscirà proprio la locandina che noi già a tamburo battente stiamo mandando sui social i nomi dei vari partecipanti. Allora, giovedì praticamente è la giornata inaugurale, per cui avremo delle iniziative che partono non soltanto dalla presentazione del nostro di Ormeggi 4, ma parte anche dall'omaggio che noi facciamo ai 100 anni di Basaglia, quindi ci sarà un reading al riguardo, ci sarà una piccola sorpresa per quanto riguarda dei ragazzi del liceo scientifico Francesco Fiorentino che noi abbiamo invitato, però non mi voglio dilungare in questo perché è una cosa a cui ci abbiamo tenuto tanto. Per cui diciamo che la prima giornata è inaugurale, il top inizia dal 24 perché abbiamo invitato diversi autori e quindi giusto per citarli, giuro, perché ho detto giuro, non lo Non lo so so, perché è dite un giura. lapsus freudiano, sai perché? Perché praticamente nella prima giornata che sembra esserci praticamente l'egemonia dei giura, in realtà è perché ci sono Ma intanto diverse stiamo moderazioni. mettendo Sì, Ciro diciamo. Giustiniani, sì, che presenta il libro
Chi t'è morto, io non lo so dire bene, praticamente storia di Napoli e altro, e quindi c'è anche un intrattenimento di carattere di spettacolo, quindi come primo ospite. Poi avremo Valentina Mastroianni, ecco, questa è la storia di Cesare, è una storia abbastanza delicata e particolare, per cui va anche affrontata in maniera abbastanza, come dire, dobbiamo cercare di cogliere quello che è la ragione, il motivo per la quale la Valentina ha scritto questo libro, non è soltanto di partecipazione alla sua storia. Prima di andare avanti c'è il moderatore, l'intervistatore penso, sulla sì, scrittrice. Infatti per questo dicevo il mio lapsus freudiano, perché con Ciro Giustiniani c'è Paolo Giura che modera, con Valentina Mastroianni. Lo conosci? Che non, sì, mi sembra una persona conosciuta, è un cognome simile però. Però non siete parenti, no, c'è una certa somiglianza. Sì, però. Sì, no, mi auguro di no da questo punto di vista, la somiglianza proprio somatica mi auguro di no. Ma sono molto preparato e intelligente, scusa se mi permetto. Paolo Giura? Sì, certo. Non lo metto in dubbio. È un mio amico, non glielo diciamo però, non lo offendiamo, andiamo avanti. Se lo dici tu. Giuro di dire la verità. Un Paolo Giura. E poi appunto Valentina Mastroianni, ci sono io a moderarla, e poi abbiamo Baz, sì? Marco Bazzoni, non so se voi ve lo ricordate, lui ha fatto anche degli spettacoli di cabaret, nonché c'è uno spettacolo in particolare, non mi ricordo, Zelling, sì, no, se è importante, io lo dimenticavo. Per cui anche lui ha scritto un libro al riguardo, e nelle serate finali, sia di venerdì che di sabato, noi abbiamo l'associazione Lamezia Muse, che sono dei ragazzi bravissimi, che già l'anno scorso hanno cantato per noi, hanno fatto dei piccoli concerti per noi, anche quest'anno ci saranno nelle serate, nel radio finale di venerdì e di sabato. Poi sabato abbiamo Sabrina Paravicini, che è una nota... anche attrice, anche lei, qui affrontiamo un argomento abbastanza difficile, di storia già avvenuta, e qui avremo il piacere di ospitare, quindi come moderatrice, la dottoressa Spinelli, che praticamente lavora nell'ambito della prevenzione eccetera, ma è molto sensibile, è molto, a tutte per queste... le pari opportunità del comune della Lamezia Terme, a parte questo, appunto, alle associazioni con delle problematiche che riguardano le donne. Saverio Tommasi è un famoso giornalista di Fanpage, quindi è quello che va un po' a rompere le scatole in giro per quando ci sono dei convegni o delle assemblee di un certo tipo di derivazione politica. Saverio Tommasi in questo caso viene intervistato da Paolo Giura e Maria Federico Roberto. Questa è azzeccata, perché sì, lui è un provocatore, Paolo sì, Giura è un altrettanto provocatore, sì. Voglio sapere cosa ne esce fuori. Sì, io mi auguro che ne esca fuori una cosa carina sicuramente, certo, però perché l'argomento che porta un bel confronto. Sì, l'argomento che porta il Tommasi, Troppo Neri, è un argomento di carattere sociale. Maria Federica è una che lavora in quest'ambito, quindi fa da supporto e quindi da completamento a quelli che sono gli aspetti sociali e nonché anche simpatici del giornalista. Poi avremo Valentina Dallari. Valentina Dallari, anche lei molto nota perché in televisione anche lei affronta un argomento abbastanza delicato, riguarda il suo percorso di anoressia. In questo caso ci siamo io, ma soprattutto c'è la dottoressa... poi adesso non mi ricordo, adesso lo dirò, perché sono un vuoto. No, ma oltretutto è amica mia, quindi di conseguenza anche la mia amica. Con gli amici. Roberta Vezio, chiedo scusa Roberta, ho avuto un momento di defiance. No, perché c'è l'autore che mi fa il segnale, che ti ha detto che ha scritto sì, tutto. No, e non la vedevo qui, ma dato che io amo molto ma Roberta. L'autore, allora l'autore, vi voglio dire, che l'ospite che mi viene di sotto... ci sono degli ospiti che non fanno spesso televisione appunto, allora non capiscono gli autori, pensano di avere sempre a Bonolsi davanti, perfetto, che capiscono il volo. Quindi, io capisco il volo perché sa, con Bonolsi siamo quasi là,
però loro devono, gli autori devono capire che il Dangiura non è tutti i giorni in televisione. Bene, grazie. È un'esclusiva per la qua. Grazie di questa, di questa conferma, ma nello stesso tempo insomma è già una diversificazione certo, rispetto all'altra ala della famiglia. Quindi chiedo scusa a Roberta, ma Roberta chissà perché... Ti è già scusato, no, vabbè, mi ha mandato già un messaggio. Roberta l'amo molto. E poi abbiamo domenica, abbiamo Chiara Ingrosso. Chiara Ingrosso, chi non la conosce, è una giornalista investigativa di quarto grado. Di cronaca. Sì, anche lei con un libro che riguarda la dream comedy e la true crime, quindi è un misto di commedia con la storia vera. Non anticipiamo niente perché poi tutto avverrà. Diciamo che sono tutte delle sorprese, eh? Sì. Un bel calendario completo, sì, variegato, sì, sì. Insomma c'è da divertirsi, certo, per chi ama la lettura o i libri. Certo. Gli scrittori sono molto moderni. E poi sono vari, ecco, sono anche vari. Gli argomenti. Una scelta, chi ha fatto la scelta quest'anno? L'abbiamo fatta con, noi abbiamo costituito la cosiddetta commissione, sì, quindi la commissione riguarda tutti noi. E quindi le idee vengono un po' da tutti. Sono stati scartati alcuni libri pure. Sì, ma soprattutto abbiamo fatto anche una bella cosa, abbiamo un po' testato quelle che sono le preferenze in generale e ci siamo molto avvalsi della collaborazione dei ragazzi volontari che saranno da noi in occasione di Ormeggi Festival. E indico gli ultimi due, Ludovico Terzigni, che viene moderato dalla professoressa Daniela Grandinetti insieme, sì, a Pasquale Allegro, ci hanno aiutato in tutti i nostri vari ormeggi. Anche lui è un personaggio televisivo di X Factor, nonché è stato un attore ed è un attore. E poi la Sicignano, che viene appunto moderata da Pasquale Allegro e Daniela Grandinetti, e devo dire che sia nel caso di Terzigni che nel caso della Sicignano noi avremo con molta probabilità o sicuramente l'intervento dei ragazzi che provengono dalla scuola della professoressa Daniela Grandinetti, quindi anche questa sarà una cosa particolare. E questo era l'ultimo giorno. Sì, l'ultimo giorno praticamente dovrebbe chiudersi con Terzigni. Abbiamo parlato di ormeggi, adesso parliamo un po', ne approfitto di parlare con Rita Giulia di altre cose. Vogliamo aprire un argomento, la Mece è cambiata sulla cultura, lo si vede in tutti questi anni con trame, ormeggi, tante iniziative fatte al chiostro per quanto riguarda i libri sulle mafie, non mafia, insomma, e libri in generale. La cultura è aperta. L'altra sera su Rai 1 hanno fatto un servizio sulla Mezza Terme, gli anni di cronaca passati, una pagina nera purtroppo che è vissuto alla Mezza. E io dico sempre, dicevo proprio mentre vedevo il programma, grazie a voi dell'associazione, sia di trame che di ormeggi, chi fa cultura alla Mezza, la città è cambiata. Questo cambiamento di queste nuove generazioni, tu la noti perché hai vissuto tanti anni, tu non sei di La Mezza, sei pugliese, di papà pugliese, no? Luigi Giura, però conosci bene La Mezza come tutta la tua famiglia. Tu hai notato questo cambiamento generazionale di cultura alla Mezza? Allora, intanto ho notato quello che è il cambiamento della città in sé e anche per quanto riguarda l'aspetto di carattere culturale. Noi siamo una bomba da questo punto di vista, nel senso che sempre abbiamo... bomba di cultura. Chiaramente, inteso in senso... Parliamo di cultura, cioè, in senso lato, voglio dire, in senso così eufemistico, perché abbiamo tante delle potenzialità di carattere culturale, ma soprattutto di potenzialità dal punto di vista delle idee. Quindi c'è stato un fermento notevole, soprattutto per quanto riguarda l'incentivazione e il sostegno alla lettura e alla presentazione di vari libri o di iniziative che riguardavano la cultura in sé. Però io l'evoluzione dal punto di vista generazionale lo noto, perché ci sono questi ragazzi che hanno tante di quelle idee che non sono necessariamente focalizzate su una presentazione di un libro, ma che riguardano ampiamente l'aspetto culturale, tipo la valorizzazione del territorio, che è una cosa fondamentale, no? Che poi la cultura serve anche a valorizzare il territorio e quindi a creare sempre del fermento.
Quindi le potenzialità ci sono e che spesso bisogna avvalersi di quelli che sono i finanziamenti, quindi di conseguenza presentare un buon progetto, avere la possibilità che ti sostengano da un punto di vista finanziario, quindi anche questo è un Ecco, la aspetto. Calabria come ha messo con i finanziamenti sulla cultura? È messa bene perché nel momento in cui... Vengono finanziati progetti validi? Sì. Assolutamente sì, tant'è vero che noi abbiamo partecipato spesso a questi bandi. L'ultimo, infatti, questo bando di riferimento è di, io l'ho scritto perché sennò è una cosa che non dimentico spesso, ma comunque proviene dalla Regione Calabria. Noi abbiamo partecipato in base ad un avviso delle attività culturali 2022, quindi c'è il Dipartimento di Istruzione, Formazione e Cultura. Quindi ci sono parecchi finanziamenti. L'importante è che si presentino dei progetti che abbiano una validità anche di idea, no? Di novità, perché è la novità che interessa, però sempre guardando con l'occhio della valorizzazione del territorio, della cultura, della incentivazione di quelli che sono gli interessi di una città, perché è una città che ha un grande fermento, non dico E questo ci banale. fa piacere. Assolutamente, io sono, ne sono Io me ne convinta. accorgo il giorno che intervisto varie persone di varie culture, di varie E devo dire, situazioni, dal spettacolo, a quanto riguarda la presentazione dei libri, cultura in certo. E devo generale, è dire che lo vero che c'è studente, sempre un cambiamento. scusami se ti interrompo, perché Prego. questo è un aspetto che invece dovevo mettere prima. Perché anche quelle che sono le istituzioni che noi abbiamo qui, il comune e i vari assessorati, sono stati molto, ma molto propensi, Attenti anche. assolutamente. Quindi noi abbiamo avuto un'evoluzione nel corso degli anni in cui non si può dire che l'attenzione alla cultura sia avvenuta meno o di più, è avvenuta una costante attenzione. Una volta un famoso politico disse la famosa frase, quella cultura non si mangia. E fu criticato, è criticata ancora questa frase, è sempre in auge questa frase, no? Ma con la cultura, innanzitutto si mangia come? Ma si mangia anche a livello di crescita. Infatti, usando per quanto mi riguarda un'espressione retorica, no? Del tipo sì, vabbè, ma a me non interessa l'aspetto economico, ma mi interessa l'appagamento e la piacevolezza che io provo nel fare questo tipo di attività. È chiaro che se della cultura, si fa una professione, non possiamo sperare di avere dei risultati che siano di carattere economico tali, Certo. oppure i risultati che noi abbiamo attraverso i finanziamenti sono giusti per essere utilizzati ai fini dell'organizzazione, quindi noi non ne capiamo un tubo. Diciamo che presenta una sua realtà non completa. Però diciamo una cosa, la cultura, in altre zone, in altre regioni d'Italia, non facendo i nomi, la cultura è vista anche come un fatto commerciale. Io ti faccio l'esempio di alcuni giornalisti, non faccio i nomi per questione di rispetto, no? Però ci sono alcuni giornalisti che sono validissimi, che meriterebbero molto di più, che fanno cultura, ma cultura veramente. E alla fine non hanno il giusto riconoscimento che dovrebbero avere. E questa è una pecca che noi abbiamo, o diciamo, giù in Meridione o in Calabria, diciamo. La pecca che noi abbiamo, e questa è una cosa che io ho sempre pensato, che fare proporsi da un punto di vista culturale organizzativo è sempre sembrata una cosa che non dovesse Non è un essere lavoro. compensata da una. Esatto, Quindi il tutto, a questo è non anche la, equivale ma questo va anche al nostro vantaggio, perché è una cosa positiva per noi che ragioniamo, noi meridionali che ragioniamo in questo modo, no? Noi diamo il nostro sapere o comunque noi organizziamo delle attività di carattere culturale senza badare a quello che è il ritorno economico, quindi fa anche onore. Al nord probabilmente c'è un e quindi abbiamo anche abituato, diciamo, la gente a questo tipo di idea. Chi si propone, chi ci chiede, in genere non propone un qualcosa pagandoti, perché come l'attività culturale è un qualcosa che riguarda il nostro benessere, la nostra piacevolezza e quindi non siamo entrati nell'ordine delle idee aziendali. Però attraverso queste esperienze che noi abbiamo, se si riuscisse anche ad avere un qualcosa da organizzare da un punto di vista non commerciale, perché è antipatico usare l'espressione commerciale, ma di idea aziendale, di sviluppo
della propria conoscenza e anche della propria attività per la nostra regione, che possa ritornarci anche utile dal punto di vista economico, sarebbe bellissimo. Al nord invece no. Io opero, ti faccio quello che devo fare, però tu mi paghi. Ed è una questione anche di mentalità. Però io devo dire che forse preferisco la nostra, nonostante rimaniamo poveri. Però io non l'avevo per alcuni professionisti che fanno questo lavoro. Assolutamente, cioè, uno sì. Che ti modera una serata è un lavoro a tutti gli effetti. Sì. E va riconosciuto per quello che vale. Sì. Insomma, perché se io chiamo a un giornalista di Milano, la prima cosa che mi chiede non guarda la qualità di ormeggi o di trame, guarda il bonifico e di quante cifre è, di quante zeri è. Invece noi facciamo tutto al contrario, non parliamo mai di cifre. Diciamo che stiamo facendo attività di rodaggio, perché non possiamo... Ma quanto deve durare questo rodaggio? Sì, c'è un amico mio che ha 55 anni, c'è il figlio dell'università, questo rodaggio quando lo finisce? Vediamo che il figlio un giorno si farà valere lui. Ma sicuramente, mi auguro di sì, anche perché dovrà qualificarsi. Ma nel mio caso io non mi metterei mai allo stesso livello di un grande moderatore, per cui se lo faccio per piacere, quindi non chiederei, non farei mai una cosa di questo tipo. Lasciamo stare questo argomento. Vabbè, ci sarebbe tanto da dire. C'è tanto da dire. C'è tanto. Però io voglio parlare di una cosa, adesso c'ho ridere giù da qui negli studi e ne approfitto, perché è la prima volta che... Sì. Intervisto Rita, ci siamo cresciuti Rita, no? Assolutamente sì. Bene, io ti ho apprezzato molto, innanzitutto ti ho apprezzato sempre come donna, amica innanzitutto, sia di persone, di famiglie, insomma ci conosciamo, il rapporto che abbiamo tra le nostre famiglie, no? Però ti ho apprezzato molto come attrice teatrale. Io sono stato ospite, invitato per la prima volta, mi ha comprato un biglietto un certo Paolo Giura. No. E sono andato a San Biasio a vedermi una rappresentazione teatrale. Mi ha messo in un posto altissimo che neanche ti conoscevo, non si vedeva niente. Però, meno male, perché... Però ero contento perché, insomma, ci tenevo, non volevo che... Andava bene il posto. E ho visto la tua rappresentazione bellissima. Per me era bellissima la prima cosa perché era scritta e perfezionata da Patrizia Anania, però era scritta da tuo padre. Ed era un progetto che tuo papà ci teneva. Infatti tuo papà aveva tanti progetti per la testa, poi purtroppo per la giovane età che è andato via ci ha lasciato tutto a metà. Infatti con me si stava scrivendo un libro, chissà cosa ne usciva, non se ne è più parlato perché purtroppo è andato via. Però è rimasta la grande stima di Luigi Giura, il papà di Paolo, di Rita e di Anna. E ho visto la presentazione. E ho visto la presentazione da parte tua, bellissima devo dire, con un trucco eccezionale. Bravissimi i truccatori. E una recita, anche essendo dilettantistica, sembrava un'attrice già vissuta. Ed è stato molto bene, mi sono emozionato. Mi sono emozionato sia perché l'aveva scritto tuo padre, e mi sono emozionato perché gli autori, gli attori, i macchinisti, erano tutti personaggi della nostra città. Sì. Perciò anche su questo la città è cresciuta. Sì. Sul fatto teatrale, degli attori, allora, di registi tipo Mario Vitale, Carlo Carlei, insomma ne abbiamo personaggi, è cresciuto in tutti i sensi, anche in questo senso. A parte comunque papà, ha fatto piacere. Diciamo, ma questo è il fermento che c'è, no? Perché noi non abbiamo soltanto dei nomi dal punto di vista letterario, ma anche registi o comunque di altro genere che riguardano il nostro territorio. Allora, quest'opera che è di papà è stata presa in considerazione da Patrizia, perché lo aveva già preso Patrizia Anania già da tanto tempo. L'ho vista, l'ho proposta, ho fatto il riadattamento sulla base anche di quelli dei personaggi e quindi con Patrizia, che ha fatto egregiamente la regista e l'ha preso veramente a cuore, e soprattutto i ragazzi che hanno collaborato con noi, sono dei ragazzi fantastici con cui ci siamo divertiti, che fanno parte della società. Anzi, volevo dire che sono tutte due rappresentazioni che avete fatto, erano tutte e due sold out. Sì, non c'erano biglietti. Sì. Io mi auguro che non sia stato fatto perché conoscono il cognome Giura e quindi per via di mio fratello. No, perché allora io ti dico la verità, la prima... Giuseppe fa battuta perché la prima, non se ne può più. La prima era molto per l'onore di tuo padre, certo. Perché era molto conosciuto, eravamo tutti amici, ci siamo ricordati i vecchi tempi, la vecchia televisione, come è nata la televisione. E la seconda è per il successo, la bravura
che avevate dimostrato nella prima, infatti, cioè, nella seconda battuta c'era gente che l'ha voluto rivedere, sì, sì, è vero. E non c'erano più posti, è vero. E questa è la bellezza, sì, della, sì, cosa, capito? È vero. E naturalmente non soltanto gli attori che hanno collaborato con noi, ma anche i truccatori, perché, esatto, è anche vero che qualcuno in Signotto, che per quanto mi riguarda non è che hanno dovuto fare molto lavoro, però io ero completamente trasformata, ero una nonna a tutti gli effetti, molto bravi. E poi l'abbiamo vissuta in maniera abbastanza intensa, e poi papà aveva scritto diverse cose, e non è detto che non si faccia qualcos'altro, perché ci sono nel cassetto di mio padre, che ho sempre custodito, ci sono parecchie cose, parecchi scritti. Che lui scriveva parecchio, nel suo gabbiotto, sì, me lo ricordo, sì, bene. Disegnava parecchio. Che ricordo hai di papà? A me piace parlare del giorno tra giorni. Allora, il ricordo che ho di mio padre è di una persona onesta. Sicuramente. E l'onestà non era soltanto un'onestà manifestata con le persone con cui lui aveva a che fare dal punto di vista anche lavorativo. Intellettuale. Aveva un'onestà intellettuale anche, quindi questa, sì, cosa... Aveva l'ascolto, lui ascoltava tutte le persone. La disponibilità dell'ascolto. Lui, a me, anche se sbagliavo 100 volte, sì, sì, lui mi ascoltava continuamente. Sì, sì. Infatti, la mia conoscenza con Giura, la famiglia Giura, successe che c'era la Radio Studio G, sì, non so se te lo ricordi. Come no? Io non conoscevo. Io ho fatto anche la speaker. Io non conoscevo Paolo, non conoscevo te, non conoscevo Anna, ma mamma, tua mamma, che quest'anno ci ha lasciato, la ricordiamo, sì, pure. E mi ricordo che mi trovavo a Fiumicino e ci fu l'attentato di Israele, di sì, alcuni di Israele, ci furono dei morti a Fiumicino, e mi trovavo all'interno proprio dell'aeroporto. Mi trovavo in mezzo all'attentato, non esisteva il cellulare. Io, per dare la notizia, avevo già questa deformazione un po' così, no? Giocosa, non vedendo la cosa seria che stava succedendo, l'attentato, chiamai al numero della radio e mi rispose Giovane Giura. Con chi parlo? Sono Giovane, ha detto, chi sei? Ho detto, senta, io mi trovo a Fiumicino, io la conosco, però lei non mi conosce, c'è stato un attentato, ci sono, intanto lui sentiva un'altra radio e è successo da lei, ci fu un attentato, non sapevano i morti. Quindi tu sei stato lui ne approfittò per fare l'esclusiva radiofonica. Caspita. Che era, non mi ricordo se era regionale o locale all'epoca, ecco. Ed ebbe un successo enorme quell'intervista. E poi quando rientrai ci siamo conosciute e abbiamo fatto tante cose. E in quell'occasione? Iniziò la mia attività, diciamo, tra virgolette, di informatore giornalistico. Ecco, e in quell'occasione, giusto per ritornare a quello che abbiamo detto, ti sei pagato tu? Io? No, è la prima volta che... Quindi lui, come lo facevi? Già successo, a prescindere, cioè, ma comunque... L'incoscienza questa... che mi trovavo là, però, ci potevo morire, e l'incoscienza, però l'incoscienza di dare la notizia, farmi sentire... questo è il senso. E il piacere che la gente diceva, guarda che c'era Fiumicino. È il senso, ed era una cosa, insomma... E questo era il senso. E purtroppo ancora ce l'abbiamo. Ovviamente del giorno da giugno, che è bellissimo, questo qua. Bellissimo. Va bene, Rita. Il nostro tempo a disposizione è finito, è volato. Grazie, grazie, quindi vi aspetto, mi raccomando, ad Ormeggi Festival 23, 24, 25 e 26 maggio al Chiostro Caffè Letterario di Lamezia Terme. Ricordiamo che Rita Giura ormai è nonna, no? Sì, sì, di due nipotini. Di due, sì, nipotini. Sì, sì, sì. Il grande quanto c'ha? La grande ha 4 anni e il piccolo 5 mesi. Come sono i nipotini? Vabbè, e non... Caratterialmente? No, caratterialmente sono abbastanza... la piccola è vivace, piena di idee come la nonna. E com'è la nonna? E la nonna è un vulcano, perché praticamente è sempre in eruzione, però ci sono dei momenti anche di stasi, per cui... Super male, perché sei tutta... No. Siamo, il piccolino siamo... ancora non l'abbiamo inquadrato, no, quindi ancora non lo sappiamo. Però è una gioia, diciamo. Sì, no? Assolutamente. È una gioia. È un'altra cosa. Mi saluti tuo fratello Paolo. Senz'altro, guardi, quando lo vedrò. Quando lo vedrai. E Anna. Certo. Io amo sempre la famiglia Giura, tu lo sai. E noi, voglio dirlo pubblicamente, amiamo te, perché tu sei stato sempre e comunque parte della nostra vita, nel bene e nel male. Bene, va bene? Ti ringrazio, un bacio grande e in bocca al lupo per il match. Grazie, crepi. Viva il lupo! Ci vediamo domani.